Eccoci qui ragazzi, bella partita anche oggi, tra l'altro da due squadre un po' canterine, eh? Anche oggi abbiamo apprezzato Cinzia, veramente una bellissima voce, perché tu hai studiato canto, Cinzia? No, mi diletto, diciamo, sei in cameretta. Sei in qualche coro? Sei in... No, semplicemente mi piace tutto cantare, la tutto la doccia, suonare il piano. Ok, complimenti veramente, bellissima. Adesso concentriamoci, perché ci sono 120.000 euro che avete portato fino a qui, quindi mettete pure le cuffie. Facciamo un check audio e poi si va con l'ultima catena. Iniziamo da Leonardo, mi senti bene? Benissimo. Perfetto. Cinzia? Bene. E perfetto, Francesco. Sì. Ci siamo, tutto è pronto, entri l'ultima catena. Allora, partiamo da Francesco con chimica F3. Vai Francesco. Provo con formula. Formula chimica e formula 3. Dovrebbe essere una categoria... La formula chimica... Sì, era quella che... Un modo sintetico, sì, per rappresentare elementi, oggetti. Sì. E la formula 3, che è l'ingresso alla formula 1. Bravo Francesco. Siamo partiti col piede giusto. Adesso andiamo da Cinzia con 3. O ultima. Allora, Cinzia. E gioco il jolly. Attenzione, 3, O, M. Ultima. Omega. 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 Ultima lettera. Omega. Cinzia. Omega. E omega 3, che si trovano all'interno degli alimenti, appunto. E omega è l'ultima lettera dell'alfabeto greco. Vediamo. Bene, bravi. Campioni. Abbiamo usato il primo jolly, ne abbiamo naturalmente ancora un altro. Leonardo, ultima. P, ordine. Leonardo. Provo con parola. L'ultima parola sarebbe l'ultimo gioco del programma e parola d'ordine, è una sorta di password in sostanza. Vediamo. Bravo Leonardo! Abbiamo terminato questo primo giro e abbiamo i 120.000 tutti qui, eh? Ancora un jolly per voi. Ripartiamo con Francesco. Ordine. P. Macchina. Provo con posto, essere a posto, essere in ordine è un posto della macchina. Una macchina è un posto. Posto macchina. Un posto macchina, sì. Vediamo. Sì! Francesco, bravo. Cinzia, macchina. C, corna. Gioco il jolly, ho diverse parole. Non ti senti sicura? Allora, seconda lettera, macchina, caffè, CA. Avrei caffè, macchina, caffè, cavallo, no, cavallo, no. Cinzia. Dico caffè, macchina del caffè, però con corna, non c'è. Vediamo.
non è caffè, ma arriva un'altra lettera e potete parlare ancora. Macchina, C-A-P, corna. Capitano, macchina... Capo. Macchina del capo. Corna. Zia. Capo, avere le corna, un animale che le corna in... Le corna stanno sul capo degli testa. Animali. E la macchina del capo che ha un buco nella gomma. È il capo. O anche il capo macchina. Bene ragazzi, possiamo chiuderla adesso. Leonardo, corna. Ti segno. Leonardo. Non ce l'ho più con testa. Purtroppo no. Però per Francesco c'è un'altra lettera. Corna, T, O, segno. Francesco. Toro. Il toro ha le corna e il toro è un segno zodiacale. Sì, si dice anche prendere il tono per le corna, cioè affrontare la situazione di petto. E il toro è un segno zodiacale. Sì che toro! Va bene, Francesco. Bravi ragazzi, abbiamo portato 30.000 euro fino a qui, eh? Ci siamo, andiamo? E allora andiamo all'ultima parola. E allora giochiamo insieme come ogni sera, amici telespettatori, partendo da segno, CO e finale e il terzo elemento. Comete. Comune, un segno comune. Segno prima era come zodiacale, quindi... Ok, segno tipo del destino. O anche codice. Codice è un segno sempre in comune, sempre riferito in quel senso. Codice. O fare un segno come firma. Colle, no, comete, no. O un segno identificativo, un tratto, segno, tipo una... Una sorta di etichetta, una cicatrice. Un codice, Oppure cogliere, cogliere nel segno. Cogliere nel segno, cioè centrare qualcosa. Sì, c'è anche qualche altro verbo che va con segno. Segno. Colpire, no, quello è colpire al cielo. Colpire nel segno anche. Perché no? Colpire nel segno. Modi di dire segno. Avere colpire segno. Anche nel segno. A segno nel bersaglio. Andare a segno, sempre colpire. Scoccare una frase. Un segno tipo... Tipo una firma. Una formula matematica, tipo più o meno. Un connettore. Comunione, no? Un segno di comunione. Condivisione. Anche segno condivisione. Di condivisione. Segno... Segno... Corrente. Tipo segno di pace, no? Esatto, un segno di comunione. Segno di condivisione. Di collettività. Di comunione anche. Esatto. Però... segno della croce, un segno, segno in... Quindi abbiamo detto comunione, condivisione, cogliere, colpire verbi. Un aggettivo, segno comune, avere un segno comune, no? Qualcosa che ci condivide, ci accomuna. Segno, come dicevi, meno nella geometria, nell'algebra. Viene molto... condividere qualcosa, anche un segno, che altro può essere il segno? Andare a segno, colpire. Come? Sì. Allora, Cinzia. Compriamo il terzo elemento. Troppe parole? Sì. Allora, stiamo per scoprire... Terzo elemento, che è sempre un indizio molto importante. Dobbiamo dimezzare, rimangono 15.000 euro. E allora, ecco il terzo elemento.
pratica. Comune, una pratica nel comune si presenta. Pratica, altro che avevo detto, codice, pratica. Una connessione, no, da un codice. Che altro avevamo detto? Colpire, cogliere. Una pratica da colpire. Pratica, che altro può essere? Pratica teoria, pratica di mare, l'aeroporto, pratica un... Oppure una pratica è un... Qualcosa. È qualcosa da sbrigare, no? Cioè, sì, è una... cartacea. Comune, mi viene... Sì, rimaniamo comune, colpire con... Colpevole, no? Un esercizio, no? Colpevole, un segno, no? Segno colpevole, no, pratica, no. Colpevole, no. Pratica. Una pratica una firma nella pratica che si fa? Un codice? No, non credo. Pratica anche avere l'abitudine di fare qualcosa, certo, no? Una routine, un esercizio comune, giornaliero, quotidiano. O essere pratico nel fare qualcosa. Oppure appunto un qualcosa di burocratico. Una coda, un iter, pratica. Codice. Pratica. Comune, vai con comune. Per me vai con comune, vai. Allora. Il tempo è scaduto. Cinzia, qual è la parola di stasera? Diciamo comune. Togliete pure le cuffie. Comune. Come la leghiamo con segno? Sì, abbiamo pensato al segno comune, una caratteristica che può accomunare, appunto, contraddistinguere più persone, anche cose. Identificativa, sì. È una pratica, abbiamo pensato sia ad una pratica magari cartacea, amministrativa che può essere svolta, esatto, al comune, o una pratica comune, avere l'usanza, sì, una tradizione comune. Un'usanza, quindi. Mm. Una pratica anche in questo senso, no? Usanza. Mm. Un'usanza popolare, una consuetudine. La parola di stasera, che vale 15.000 euro, è... costume. Costume lascia il segno. Il segno, sì, il segno del costume, questa è la bronzatura. E l'abbiamo detto, una pratica, una consuetudine, un'usanza popolare. No. Peccato non benvenuta, ma complimenti per esservi confermati campioni.